Allora, siamo nel mezzo di una transizione fra un mondo che non c'è più o che ci sarà ancora in realtà e un mondo che vuole prenderne il posto, che è il mondo digitale, l'ebook. Io non ci credo all'ebook e nessun vero lettore o amante dei libri o bibliomano o bibliofilo crederà mai nell'ebook. L'ebook è un altro giocattolo, un'altra espressione di una patologia contemporanea. Durerà finché il giochino non si interromperà, poi si tornerà ai libri tradizionali, ma nel mezzo il libro stampato tradizionale sta soffrendo le pene dell'inferno, quindi librerie che chiudono, case editrici che vanno in fallimento, case editrici che spariscono. Allora, qual è il vero disegno nascosto in questa cosa? Nella morte di una casa editrice è come la morte di un bosco. Muore tutto un sottobosco, una varietà di biodiversità, di animali, di piante, eccetera. Alla fine lo spirito dell'epoca è di creare un'unica forma pensiero, gestita in un unico modo da una sala di bottoni ed eliminare tutta quella varietà culturale, artistica, letteraria che una volta era l'espressione del pensiero umano. No, Eleonora, io devi Allora, chiunque ami veramente la cultura, la letteratura e i libri dovrebbe schierarsi da una parte, non si può stare nel mezzo, o si è parte della cura o si è parte della malattia, non c'è via di mezzo. No, non sono arrabbiato, sono testimone. Diciamo che sei arrabbiato. Sono arrabbiato, ma perché in realtà mi fa arrabbiare il fatto che non ci si renda conto dell'imbroglio, della fregatura, cioè di quello che stanno cercando di far succedere. Questo è un momento in cui o si è parte della malattia o si è parte della cura. Cioè un libro vero. Non si può stare nel mezzo, non si può pensare di fare un ebook, di lavorare in digitale, su internet, social network e coltivare una vera relazione con il libro e la cultura. In questo momento vogliono vendere l'idea che una cosa vale l'altra, ma non è così, una cosa ucciderà l'altra. Una cosa farà sì che l'altra scompaia. Quando scomparirà il patrimonio cartaceo, bibliofilo, librario, cioè chiuderanno le librerie, le biblioteche, le case editrici e ci si troverà nel deserto sterile degli ebook, allora ci si accorgerà della differenza. Voglio anche essere non solo arrabbiato ma anche ottimista. Nel venire qui a Roma alla fiera Più Libri Più Liberi, io quest'anno per la prima volta rispetto agli altri anni ho visto che sia sul treno che sulla metropolitana il numero di persone che stavano leggendo un libro vero era maggiore. Il pass è valido fino a domenica, quindi se hai intenzione di tornare lo riporti perché non ne possiamo rilasciare altri. Cioè, questo mi fa pensare che o il giochino sta rivelando la sua, come dire, la sua coda corta, per cui alla fine nessuno più si soddisfa veramente, o forse le persone hanno cominciato a capire che il rapporto con il libro e il rapporto con la tecnologia sono due cose completamente diverse. Presente, la biglietteria si vede il biglietto del Maxi, avrai diritto allo sconto di 2 euro sul biglietto di ingresso alla fiera. Cioè, come dire, se ci fosse un momento in cui la tendenza si sta invertendo, in cui il giochino sta cominciando a sembrare quello che è, cioè una truffa per vendere un gadget, erano molte di più le persone con un libro in mano che con un tablet, uno smartphone, e questa è la prima volta che lo vedo. E sono arrivato qui contento perché ho detto, caspita, su ogni stazione, in ogni stazione, in ogni vagone del metro in cui sono stato, ho visto i libri. Fino all'anno scorso, fino a pochi mesi fa, ovunque andassi, in treno, sulle metropolitane, sui mezzi pubblici, era la tecnologia e non la carta. Libri veri, non libri finti, surrogati, cose digitali, internet, cioè libri veri. Questo è un segnale di speranza. Mandami poi un link. No, c'è, questa è la prima cosa che faccio. No, un po' più in là perché ti vorrei far coprire la colonna, mi spiego? Dimmi. Un altro po'?
due secondi, due peli, basta, così. Ok, allora, sì, perfetto, 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 ci siamo. Un attimo, un attimo, un attimo. Ok, ok. Va bene, allora ti presenti chi sei, chi non sei, cosa fa la tua casa editrice? Ok, io sono Franco Del Moro della Edizioni Elinselae. Elinselae è soprattutto una rivista letteraria indipendente che esce da 25 anni. E già questo in Italia è qualcosa di speciale, ma la cosa veramente speciale, questa è la rivista, è che in ogni copia stampata... La telecamera è qua. In ogni copia stampata c'è un originale di un artista contemporaneo. Cioè un originale numerato e firmato, in ogni numero un artista fa 1000 frammenti originali, uno per ogni lettore, numerato e firmato. Allora, due cose. Primo, provate a immaginare se uno di questi artisti diventasse Chagall, Miró, Kandinsky fra un secolo. Altro che computer. Voi avreste in casa un originale di un artista prezioso. Vedete, questo artista qua ha fatto per ogni copia una serigrafia differente, numerata e firmata. La seconda cosa è questo. Come può essere riprodotto in tecnologia? Un originale firmato e numerato di un artista. Un originale di Chagall. Che cosa ve ne fate di un file? Questo è l'originale, questo è la copia unica. Questo la tecnologia non lo potrà mai rifare. Da 25 anni è uscito ora il numero 115. In ogni copia di Elinselae c'è un frammento d'arte originale di un artista vero, quindi una copia unica, irripetibile, una per ogni lettore. Questa notizia qua, se non fosse l'epoca storica in cui ci troviamo, se non fosse il momento storico tremendo che stiamo attraversando, già solo per questa ragione Elinselae sarebbe stata, come dire, considerata un'esperienza unica al mondo, come di fatto è. Quando io feci il militare, ai tempi in cui il militare ancora esisteva tanti anni fa, in caserma, insieme ad altri commilitoni, come spesso succede all'interno delle istituzioni totali, noi cominciamo a scrivere, a disegnare, a raccontarci le nostre storie. Io proposi di fare un giornalino da regalarci al congedo del servizio, così feci, e quello fu il primo numero di Elinselae, nato nella caserma dei Granatieri a Orvieto. In realtà a me l'idea piacque e la continuai a fare anche dopo. Questo succedeva 25 anni fa. Nel tempo Elinselae è diventata una rivista letteraria indipendente che esce con continuità. Ed è nata così, da una costrizione forzata all'interno di un'istituzione totale. Che cos'è questo? Antologia poetica internazionale, no, nelle lingue minoritarie, ah. 28 paesi, 42 testi. È un'antologia poetica internazionale, Tempi di Europa, a cura di Lino Angiuli e Milica Marinkovic, con una prefazione di Amedeo Anelli. Sotto l'egida della poesia si vuole presentare un'Europa dei popoli, con 28 paesi rappresentati, 42 poeti, che attraverso testi poetici suddivisi per stagioni e espressi in lingue minoritarie come il ladino, il gaelico, il grecanico, riescono a creare una coralità proprio in funzione di un'Europa reale e non divisa da confini geografici. Si trova in ebook questo libro? No, non ancora. Anche perché è fresco di stampa, oggi siamo alla fiera dell'editoria del libro e cerchiamo di diffonderlo come strenna natalizia, perché è rosso, perché è gioioso, perché ci crediamo. Il libro è qualcosa, a me non piace chiamarlo prodotto, oggetto, è qualcosa che è nato nel 1455 e che da 500 anni quasi mantiene inalterato la sua bellezza, la sua efficacia, il suo modo di essere prodotto, né più né meno. E allora perché deve essere la nostra generazione quella che distrugge qualcosa che è nato così tanto tempo fa e che è vissuto finora migliorando
negli anni quella che era la propria qualità, i propri contenuti, l'ampiezza delle proposte, eccetera, eccetera. Perché dobbiamo essere noi distruttori del libro così come è stato creato e conosciuto da generazione, generazione e generazioni di cittadini del mondo. Io non amo molto l'ebook, anche se qualcuno onestamente ho anche provato a farlo. Amo di più il libro, mi piace ancora sentire l'odore che ha l'inchiostro quando il libro mi arriva, sentire l'odore della colla che tiene insieme tutti i fogli, realizzare che magari mi è sfuggito qualcosa e quindi ahimè il libro ha un refuso, perché i refusi sono sempre lì che ti tendono degli agguati. Cioè, ecco, tutto questo l'ebook me lo toglierebbe. Così come mi toglierebbe il gesto di essere seduto alla mia scrivania e di allungare semplicemente un braccio verso la libreria e ottenere il media, il contenuto di cui ho bisogno in quel momento. Siamo piccoli editori, spessissimo campiamo di questo lavoro perché non abbiamo impieghi o cose di questo genere, cioè se siamo editori veri campiamo di questo lavoro e quindi secondo me lavorare su altre forme del libro, quali possono essere l'ebook, non dico che sia negativo, ma sicuramente mette in crisi e mette in discussione la nostra stessa esistenza. Io, a me il mio lavoro piace, mi piace fare i libri, mi piace cercare di farli belli, mi piace che la gente li legga e tutto questo se passassimo e facessimo solo ebook secondo me finirebbe. Come è iniziato il tuo essere editore? Guarda, è molto, per certi aspetti è fin troppo facile e semplice, nel senso che ho sempre avuto in qualche modo i libri nel mio DNA, perché il mio primo lavoro è stato quello del bibliotecario e poi dopo 10 anni di biblioteca sono diventato il direttore di una libreria in centro a Milano. Ma come il passaggio da operatore del libro a editore? Semplice, nel 92 ho incontrato e conosciuto Alda Merini ha cominciato a dettarmi poesie, io ho cominciato a raccoglierle e nel 92 a la seconda edizione di Parole nel Tempo, la fiera della piccola editoria che si teneva a Belgioioso, io ho portato una plaquette intitolata Ipotenusa d'amore, che raccoglieva appunto una ventina di poesie di Alda Merini e i disegni di Massimo Edoardo Geranio, che è anche l'artista che ha disegnato il marchietto che poi ha dato anche il nome alla casa editrice La Vita Felice. E quindi il vero editore, secondo me, è colui che ha tanta tanta passione, tanta tanta curiosità, quello che non si ferma mai di fronte a nulla, perché sta leggendo un libro, trova qualcosa che gli accende una lampadina, scattano le ricerche e magari da lì a qualche tempo quella informazione letta per caso in un libro, in un catalogo, su internet è diventato un libro. E se non fosse stato per Alda Merini, come saresti partito, secondo te? Questa è una bella domanda, non te lo so dire. Io quando avevo 20 anni ho fatto un'esperienza editoriale di questo tipo, nel senso che ho messo in piedi una rivista che veniva fatta banalmente con le fotocopie, parlo del 1980, quindi di tanti tanti anni fa. Contentissimo perché quella mia rivistina di nome Cose, Voci di Tempi e di Luoghi, una 30ina di pagine in totale, tutto in bianco e nero, ripeto tutto fotocopiato, aveva qualcosa come un centinaio di abbonati. Quindi nel sangue? Nel sangue, perché poi a 27 anni ho costituito una cooperativa editoriale, questa cooperativa editoriale fatta insieme a tanti amici, come prima esperienza ha pubblicato un libro molto bello sulla storia del paese in cui abitavo, che è un paese della Brianza Comasca. Uno sguardo su questa fiera. Questa è una fiera molto bella,
noi ci veniamo da tanti anni, in realtà siamo venuti anche alla primissima edizione, se non ricordo male 12 o 13 anni fa. È una fiera questa che mi piace, perché mi piacciono i romani, mi piace la gente che viene a questa fiera, perché è bello quando tu hai il tuo stand e i lettori si fermano, sfogliano i tuoi libri, fanno domande, ti chiedono perché, ti suggeriscono libri da pubblicare. Ecco, tutto questo a Roma c'è. Noi facciamo anche la fiera di Torino, a Torino questo contatto così bello con il lettore, ahimè, non c'è, perché il pubblico di Torino è un pubblico che comunque ama frequentare gli stand dei grandi editori. Finito. Sembra uno spot. Sembra uno spot, sì. Lo possiamo vendere a quelli di Più Libri Più Liberi. No, scherzi a parte, quello che ho detto è la verità, è quello che io sento veramente. Cioè, questa è una fiera che a me piace perché ha la bellezza del contatto col lettore. Ed è un lettore preparato, colto, un lettore bello, un lettore che dà soddisfazione. Devo provarla sul circuito, ora non me l'hanno fatto fare, però la quello là le... Anche con un signore bello... Perché vieni a questa fiera? Ah, sono un giornalista, mi interesso di letteratura per l'infanzia. Ah, ma secondo te questa fiera... Ah, mi sta registrando, sì. Ah, ok. Questa fiera com'è? Me ne puoi parlare? Negli anni precedenti l'ho sempre trovata molto valida. Sicuramente sono a caccia di stimoli nuovi per scrivere. Senti, cos'è oggi, cos'è per te il libro? Il libro, beh, è un oggetto da esplorare. Io mi interesso, dicevo, di libri per l'infanzia, quindi... È un modo, dovrebbe essere un modo per attirare le piccole generazioni alla cultura, speriamo. Okay.